Ciao a tutti ed eccoci in questa nuova puntata di Rock Politic. In questa nuova puntata abbiamo come ospite l'onorevole Giglio Vigna, è deputato per la Lega Salvini. Onorevole, collegato, ci sente? Sì, vi sento perfettamente. Buongiorno a tutti. Innanzitutto la ringrazio per essere qui per la mia rubrica Rock Politic e le chiedo come sta e come sta passando queste giornate un deputato, come lavora, cosa fa, come occupa la giornata. Allora, diciamo che dal punto di vista politico, dell'attività politica, in questo lockdown di novembre non è cambiato praticamente nulla, perché l'attività romana è completamente attiva, quindi vado avanti e indietro da Roma. In una Italia surreale, se avete avuto modo di vedere la mia pagina Facebook, ho pubblicato una foto di Porta Susa totalmente vuota, Roma totalmente deserta, e anche qui sul territorio, ovviamente, sono saltate le riunioni, quelle con tanta gente, quelle aperte al pubblico, però continuo di fatto l'attività da deputato sul territorio. Tanto per farvi un esempio, oggi ho incontrato praticamente tutti gli assessori del comune di Ivrea, perché ho fatto una riunione con l'assessore Casali, ho fatto una riunione con l'assessore Piccoli e l'assessore Balzola, ho fatto una riunione con un piccolo incontro, in realtà un caffè con l'assessore Povolo. Nei prossimi giorni ho in mente di andare a trovare degli assessori su in Val Chiusella per la valutazione, per vedere dal vivo i danni dell'alluvione del 3 ottobre. Quindi diciamo che a parte gli eventi che si fanno in piazza, gazebi, propaganda e altro, e le riunioni che si fanno, le riunioni aperte al pubblico che si fanno nelle sedi o negli altri eventi, è tutto come prima, ecco, dal punto di vista dell'impegno da deputato, dell'impegno parlamentare, ecco. Ecco, visto il suo grande movimento in questo periodo sulla questione locale, no? Inizierei Sì. appunto questa intervista con una domanda che riguarda appunto il Canavese che ha acceso un forte dibattito in questi ultimi giorni. Ecco, come Sì. lei ben sa, il PD e il sindaco di Castellamonte si sono mossi per l'attivazione dell'ospedale di Castellamonte. Sì. Lei è contrario attraverso comunicati e interviste, si è dimostrato contrario a questa apertura in quanto ci sono ancora delle problematiche nella struttura di Castellamonte. Ecco, ci vuole spiegare un po', qual è la situazione, qual è il suo punto di vista in questo momento? Sì, allora, diciamo che a tutti piacerebbe dire apriamo la parte chiusa dell'ospedale di Castellamonte, perché noi intanto dobbiamo ricordare che a Castellamonte esiste un ospedale, a Castellamonte è funzionante un ospedale, c'è una parte della struttura che una volta era aperta e in questa fase storica invece è chiusa. Ora, a tutti piacerebbe dire apriamo l'ospedale, tuttavia c'è un piccolo particolare, ovvero quello che noi abbiamo imparato in questi mesi è che gli ospedali si aprono, le strutture, i macchinari sanitari si costruiscono, si comprano, magari con difficoltà, insomma, tutto quello che è struttura in un modo o nell'altro si riesce a fare. Purtroppo quello che abbiamo capito è che il personale socio-sanitario non si forma in poco tempo, non si forma in giorni, non si forma in settimane. Ora, aprire l'ospedale di Castellamonte, come ho scritto pochi minuti fa in un comunicato stampa che ho inviato anche al vostro giornale, aprire l'ospedale di Castellamonte vuol dire imporre al personale socio-sanitario, medici, infermieri,
EOS di spostarsi a rotazione qualche giorno a settimana da Ivrea, da Chivasso, da Cornier, da Cirié, quindi di fare magari anche un'ora di macchina, perché da Chivasso e da Cirié ci vuole un'ora di macchina, qualche giorno a settimana, lasciare scoperte le altre strutture già esistenti in questo momento. Noi vogliamo veramente questo? Vogliamo fare veramente quello che io chiedo a questi amici del PD, perché poi alcune sono anche persone ragionevoli con cui si parla, non dico tutti i giorni, ma quando ci si incontra, diciamo, si parla e si possono anche condividere delle idee. Quello che io dico agli amici del PD: noi veramente vogliamo questo per il personale sociosanitario? Siamo sicuri che vogliamo questa cosa qua? No, anche perché il fatto è uno, cioè se noi, se questi si ammalano, medici, infermieri, OS, non necessariamente di Covid, magari di troppo lavoro, magari di stress, magari di stanchezza, se questi poi si ammalano, a noi chi è che ci cura? Punto di domanda. E bisogna anche fare questi ragionamenti. Quindi io penso che, questo ovviamente non dovete chiederlo a me, ma dovete chiederlo alla SL Toquattro, io penso che Castellamonte in questa fase sia stata già molto valorizzata, perché il primo drive-in sul territorio, che è stato messo sul territorio, è stato messo a Castellamonte. Il drive-in di Ivrea è stato poi aperto quando si è visto che chi doveva fare i tamponi da Ivrea e dalle Porediese andava e ingolfava il sistema di Castellamonte. È stato aperto Locana, ma perché è stato aperto Locana? Locana è stato aperto per alleggerire Castellamonte. Ora, io non è che voglio fare il difensore né di Regione Piemonte né dell'ASL Toquattro, che secondo me tutte e due queste istituzioni stanno lavorando in modo eccellente, però Castellamonte mi sembra un territorio che ha avuto già molto durante questa emergenza, perché comunque non è che devo venirlo io a dire, ma avere il drive-in in casa ti cambia, cambia perlomeno la giornata a chi deve fare il tampone al drive-in. Guardate, io ho fatto un tampone a Castellamonte e poi ho fatto un tampone a Ivrea, e vi devo dire che funzionano in modo eccellente. Vi devo dire che ho fatto, sì, forse quel paio d'ore di coda, ma vediamo cosa sta succedendo in tutto il paese. E tra l'altro, nota margine, tutti e due i tamponi praticamente non mi hanno fatto male, non li ho praticamente sentiti, quindi complimenti anche a chi si sta, diciamo, specializzando a fare questi tamponi, perché sono veramente dei professionisti oramai. Cioè, oramai chi va a farsi fare i tamponi, se Ivrea, Castellamonte, che sono quelli dove ho i drive-in che ho provato io, non sente assolutamente dolore nel fare il tampone. Quindi, ora come ora, secondo lei la strada intrapresa dal PD non è percorribile, ma in un futuro può essere, si può attivare l'ospedale di Castellamonte sfruttando anche magari i fondi stanziati per la sanità in questi ultimi mesi? Allora, secondo me, se vogliamo fare un discorso futuribile, va bene, riparliamone dopo l'emergenza. Finita l'emergenza coronavirus, tornati alla normalità, possiamo provare a parlarne. Però chi ha messo il numero chiuso a livello nazionale, sia medicina che infermeria, devono essere a numero chiuso, ma chi ha ristretto i posti sia nelle facoltà di medicina, nelle facoltà di infermeria e poi nelle specializzazioni, sono poi i signori del PD o comunque il signor Renzi, che è loro, che oggi è un loro alleato, all'epoca era addirittura il capo del partito. Quindi, se vogliamo fare un discorso futuribile, sì. Poi
Io potrei citare il sindaco di Castellamonte Mazza e dire che, come ha detto lui in una intervista a febbraio-marzo di quest'anno, in risposta all'ex senatore Bozzello, che in un'intervista precedente proponeva la riapertura dell'ospedale, potrei citare il sindaco Mazza di Castellamonte, che in quell'intervista di febbraio-marzo disse: no, in questo momento non è possibile aprire l'ospedale. Ora io non so che cosa è cambiato da marzo a ottobre, di sicuro non abbiamo formato più medici, di sicuro non abbiamo formato più infermieri, o perlomeno non così tanti, ecco, da aprire addirittura nuove strutture. Ok, per la prossima domanda rimarrei comunque sul locale. Sì. Lei in questi giorni ha ripostato un post, un comunicato del coordinatore delle terapie intensive dell'unità di crisi piemontese, Sergio Livigni, che comunque dice che la situazione delle terapie intensive è sotto controllo perché la regione riuscirà a implementare facilmente i posti letto. Questo va un po' in discordanza con le affermazioni dell'ASLO 4 che lancia l'allarme e si trova in una grave crisi a livello di terapia intensiva, in quanto 82 su 85 posti letto sono occupati. Ecco, qual è la situazione? Magari l'ASLO 4 non rispecchia perfettamente la situazione piemontese. Ci vuole, se ci riesce a spiegare... Sì, ovviamente il sistema è il network. Non lanciamo ai cittadini il messaggio che chi ha bisogno di terapia intensiva in un SL dove vi sono posti liberi e chi ha bisogno di terapia intensiva in una SL dove non ci sono posti liberi, come dire, cambia il destino del cittadino e il destino del paziente, perché ovviamente la sanità è un network regionale che poi a sua volta è in coordinamento con i network perlomeno delle regioni limitrofe. Quindi a prescindere da quella che è la situazione in una SL, è chiaro che quello che bisogna tenere conto è la situazione regionale. Io ho ripostato quell'interessante articolo uscito su un giornale di Torino, in cui appunto si dicevano: guardate che il sistema Piemonte, non a caso si parla di sistema, guardate che il sistema Piemonte come terapie intensive è ancora, come dire, siamo non messi male, ecco, c'è ancora spazio nelle terapie intensive. Poi nello stesso post dicevo, come notizia ovviamente è positiva, è chiaro che bisogna arrivare al punto di non far sì che ci sia bisogno delle terapie intensive, nel senso sostanzialmente bisogna spingere per uno, far abbassare il numero delle persone che vanno in terapia intensiva, e due, per trovare cure e arrivare finalmente alla distribuzione del vaccino. Ecco, io mi permetto ancora di tornare su quello che dicevamo prima. Sì, prego. Solo per far capire ai cittadini del nostro territorio, sostanzialmente del canavese, qual è la situazione anche per questi drive-in e per questi tamponi, no? Noi oggi, come in questo SL, abbiamo come drive-in appunto Castellamonte, Ivrea, Chivasso, Settimo Torinese, che sappiamo è fuori, diciamo, dall'area canavesana, però è all'interno del nostro
del nostro SL, quindi Settimo Torinese fa tutta la zona di Volpiano, Legni, quindi paesi diciamo all'interno del Canavese, Lanzo Torinese che si occupa di tutte le vallate di Lanzo, della zona di Cerie, e poi appunto Locana che è stato aperto per alleggerire Castellamonte. Ecco, quindi sostanzialmente nel nostro ASL, che sono circa 400-450 mila abitanti, abbiamo Ivrea, Castellamonte, Locana, Settimo Torinese, Lanzo e Chivasso, quindi 6 drive-in per fare i tamponi per una popolazione di 400-450 mila abitanti. Torino, che da solo fa 950 mila abitanti, ad oggi ha 4 drive-in. I drive-in sono i mezzi preferiti per andarsi a fare tampone, banalmente perché sono più igienici, nel senso che chi deve decidere di fare un tampone piuttosto che fare la coda dentro le strutture ospedaliere con altre persone che forse sono positive, ovviamente preferisce stare chiuso in macchina e l'unico contatto umano che ha è con chi fa il tampone, che ovviamente è scafandrato in modalità emergenza Covid. E poi dovrebbe aprire anche Rivarolo Canavese, stanno decidendo in questi giorni se aprirlo in mood tamponi molecolari o in mood tamponi rapidi. Allora, va tanto di moda dire che belli i tamponi rapidi, però ricordiamo che chi fa il tampone rapido deve poi anche fare il tampone molecolare, quindi fosse per me Rivarolo verrebbe aperto come tampone molecolare, non come tampone rapido, anche se adesso va di moda questa cosa del tampone rapido, però il tampone, dopo il tampone rapido positivo bisogna fare anche il tampone molecolare, quindi come dire, non sempre il tampone rapido è più rapido se sei negativo, ma se sei positivo devi poi fare ancora l'altra fila per fare il tampone molecolare. Ecco, quindi io direi che, ripeto, ASL Regione Piemonte, ASL sta lavorando bene da questo punto di vista, da questo aspetto. Regione Piemonte sta dando risorsa ad ASL Detto 4 per lavorare bene, quindi io mi permetto di ringraziare, oltre a medici, infermieri, OSS e tutto il personale sociosanitario in prima linea, mi permetto in questa fase di ringraziare anche la direzione generale dell'ASL, coordinamento territoriale, tutti i medici che oltre ad essere in prima linea si impegnano per implementare i posti, le strutture e via dicendo, e chiaramente anche Regione Piemonte, l'assessore Riccardi, il direttore generale Aimar, eccetera, eccetera, e tutti quanti. Mi unisco anch'io a questo appello nel ringraziare tutto il personale sanitario. Un'altra tematica importante nel Canavese rimane il commercio, lei lo sa molto bene. Il commercio è una parte fondamentale della nostra economia canavesana, ecco. Sta vivendo un momento molto duro il commercio in Canavese, soprattutto il piccolo commercio, bar, ristoranti, negozi, molto molto duro. Salvini in questi giorni ha affermato di non comprare su Amazon e di cercare di comprare nei piccoli negozi della nostra zona per appunto aiutare l'economia locale. Ecco, lei come valuta il decreto ristori e soprattutto cosa farebbe per rivitalizzare l'economia, il commercio locale canavesano in questo periodo e anche post pandemia? Allora, il decreto ristori deve ancora andare al vaglio delle Camere, quindi questo momento è ancora sulla carta, ancora sul tavolo del governo. Allora, noi vediamo due cose. Noi vediamo che, almeno questa è la sensazione che abbiamo sia da Roma che sul territorio, stando a contatto tutti i giorni
magari adesso più virtualmente che fisicamente, con i commercianti, quindi i baristi, i ristoranti, ma anche ovviamente tutte le altre categorie. Quello che vediamo è che sì, i capitoli ci sono, nel senso, sulla carta gli aiuti vengono dati, però noi ricordiamoci che ancora oggi, siamo a novembre, parte, dicevano almeno il 28% delle casse integrazioni del primo lockdown, di quello di marzo-aprile, non sono state pagate, e ad agosto eravamo al 50%. Quindi noi quello che sottolineiamo sia allo Stato centrale sia all'Europa con questo famoso Recovery Fund è: guardate che il tema del quando non è secondario, il tema del quando è primario, perché se io ho una ferramenta e mi fai tenere chiuso, vabbè, adesso no, forse le ferramente sono aperte, però se io ho un negozio di vestiti e mi fai tenere chiuso, un conto è se gli aiuti, i finanziamenti, i sussidi, come si chiamano, me li dai in tempo reale, un conto è se me li dai dopo mesi, e questa, diciamo, è la prima, non vogliamo dire critica, perché bisogna essere solo propositivi in questo periodo, diciamo analisi. E poi il problema è che le tasse continuano ad arrivare. Quello che noi proponemmo a marzo e che oggi secondo me è ancora assolutamente valido è che il 2020 doveva essere un anno bianco fiscale, ovvero tutti quelli che avevano avuto una perdita dovuta nel, una perdita nel fatturato, nell'incasso, insomma, dalle varie categorie, dovuta al tema Covid, tutti quelli che avevano avuto una perdita di questo tipo chiaramente dovevano non pagare le tasse, perché doveva vigere e dovrebbe vigere il semplicissimo principio commerciale: non fatturo, non pago, punto. Non fatturo, non pago le tasse. Cosa mi fai pagare le tasse se non fatturo? Certo che io vedo che Regione Piemonte si è mossa molto bene, perché Regione Piemonte ha inviato una mail da ha inviato una mail da dal sito della regione, cioè da regione hanno inviato una mail, posta certificata, a tutte le imprese con un codice Ateco riferito a quelle categorie che avevano dovuto chiudere. Quindi neanche l'impresa ha dovuto chiedere alla Regione Piemonte, ma Regione Piemonte ha chiesto all'impresa: vuoi il contributo perché è chiuso? E l'impresa ha dovuto rispondere semplicemente con sì, e il proprio IBAN, ed è arrivato il contributo. I comuni hanno molta meno potenza di fuoco, ovviamente, lo sappiamo, soprattutto i comuni piccoli, però io vedo che sul territorio, oggettivamente in modo bipartisan, certi comuni si sono mossi per aiutare il commercio locale. Su Ivrea l'assessore Casali, che casualmente è in quota Lega, però vabbè, non lo dico così come battuta, l'assessore Casali del comune di Ivrea, ad esempio, ha avuto l'idea di fare l'operazione dai riabrai, che era appunto un modo, appena aperti i negozi, di far cioè si spendeva
dentro i negozi, e poi con lo scontrino attraverso il comune dava un contributo, una scontistica, insomma il comune ci metteva qualche cosa, c'era la possibilità di avere poi degli sconti all'interno dei negozi, commercianti contenti, anche cittadini contenti, insomma è stata una bella operazione, per quanto i comuni possano avere potenza di fuoco nel fare operazioni di questo tipo. Ecco, il fatto che il governo abbia dato molti, tra virgolette, più poteri a regioni e comuni, ecco, lei lo vede come una scarica di responsabilità oppure una responsabilizzazione dei comuni e delle regioni? E come valuta l'operato della regione Piemonte e anche dei comuni canavesani? No, io devo dire che, allora, il governo, ma allora, in realtà, da quello che vedo io, il governo ha applicato, allora, già allora, iniziamo, partiamo dall'inizio, già il sistema dei DPCM non è granché, perché in teoria lo stato di emergenza serve per le situazioni immediate di emergenza, come dire, c'è un'alluvione, devo fare molto velocemente l'appalto per togliere le macerie, ovviamente non posso usare il codice degli appalti, devo usare un metodo parallelo e molto più veloce, quindi, come dire, lo stato di emergenza in realtà serve nell'immediato. Quando l'emergenza diventa strutturata, bisognerebbe passare attraverso la legislazione ordinaria, che comprende passare punto per punto di quello che si decide di fare dalle Camere. Non è assolutamente stato fatto nella prima fase. In questa fase stanno facendo finta di passare dal Parlamento, perché una tantum arriva un ministro in aula dicendo c'è bisogno di fare questa cosa qua, appunto di prolungare lo stato di emergenza, di fare un altro DPCM, siete d'accordo o non siete d'accordo, è stata la chiusa, il Parlamento deve votare sì o no, la nostra è una repubblica parlamentare, quindi da parlamentare dico che il Parlamento dovrebbe essere più coinvolto. Le regioni sono state coinvolte, nel senso che in Italia, lo sappiamo, la sanità è una materia concorrente Stato-Regione, nel senso che la Regione fa il quadro normativo, lo Stato fa il quadro normativo e la Regione fa la gestione della sanità sul territorio. Il famoso titolo quinto, fra le 23 materie di concorrenza della Regione, c'è la materia sanitaria, quindi lo Stato è stato obbligato a coinvolgere le regioni nella gestione. A mio parere le regioni dovevano avere più potere nel gestire la situazione, perché allo stato attuale lo Stato può chiudere, può decidere ad esempio quali attività chiudere nei vari DPCM, nelle varie zone e così via, mentre le regioni, perlomeno le regioni a statuto ordinario, hanno solo la possibilità di chiudere di più e non di aprire e non di allentare le maglie dei vari lockdown o comunque delle varie chiusure. Quindi noi sappiamo che diverse istanze delle regioni nel tempo sono state calpestate dall'autorità statale, quindi a mio parere il titolo quinto sia sulla materia sanitaria che su altre materie è stato un po' troppo tirato verso lo Stato, e le regioni hanno dovuto, per così dire,
subire alcune scelte che invece sono state prese in ambito romano. Tanto per citarne una, giusto per fare un esempio pratico, lo Stato ha dato la possibilità alle regioni di indicare delle zone che potevano essere non zone rosse all'interno delle regioni rosse. Le regioni hanno provato a indicare allo Stato dei territori dentro le regioni che potevano essere non zone rosse, ma lo Stato ha sempre detto no, tutta la regione rimane regione rossa. Ecco, quindi diciamo che lo Stato è stato obbligato a coinvolgere le regioni e le regioni hanno fatto, diciamo che potevano fare di più se lo Stato gli avesse dato l'opportunità di agire di più e l'opportunità di avere più autonomia sul tema. Gli amministratori locali, quindi parliamo di sindaci, parliamo degli assessori, si sono comportati come dei volontari del territorio, quale in realtà sono tutte le amministrazioni canavesane di qualsiasi colore politico. In questa emergenza hanno dato il massimo, anche nel momento del lockdown più duro di marzo e di aprile gli amministratori hanno continuato a trovarsi, spesso e volentieri si sono anche autotassati. Diverse amministrazioni hanno fatto raccolte fondi, il comune di Ivrea nei mesi di marzo e aprile ha raccolto 150.000 euro per l'ospedale di Ivrea, quindi gli amministratori si sono dimostrati volontari del territorio e ancora una volta abbiamo avuto la dimostrazione che abbiamo bisogno di amministratori locali e abbiamo bisogno che i singoli comuni siano gestiti e continuino a essere gestiti da amministratori locali, no? Come dire, chi avesse idea di fondere i comuni, no? E magari di fare, che ne so, in Valsoana un comune unico da Ponte Canavese in su, e no, perché la forza del territorio, specie di un territorio come il nostro, è anche quello di avere tanti amministratori locali che hanno dimostrato, come hanno sempre dimostrato durante i vari momenti di emergenza, dalle alluvioni e così via, hanno dimostrato anche questa volta di sapersi tirare su le maniche e certe volte di arrivare prima dello Stato centrale, magari nel dare aiuti, magari nel dare contributi, nel dare una mano ai propri cittadini, ecco. Ecco, onorevole, io le farei un'ultima domanda, allargando un po' il raggio della nostra conversazione, parlando un po' di politiche dell'Unione Europea. Lei sì. È il presidente dell'Unione Interparlamentare tra Italia e Ungheria. Sì. È una domanda che mi interessa molto personalmente sapere come la pensa. Sì. Abbiamo sentito negli ultimi giorni le dichiarazioni di Orban, dichiarazioni molto importanti, molto forti, sì, che parlano del recovery plan come uno strumento, sì, utilizzato dall'Unione Europea per ricattare questi paesi sulle politiche dell'immigrazione. Ecco. Sì. Lei cosa pensa sul veto che hanno posto Ungheria e Polonia sul recovery plan e sul bilancio europeo? E come pensa anche, cosa ne pensa delle parole, delle considerazioni, dei comunicati fatti da Orban? Allora, anche qua, come spesso bisogna fare quando si parla di Unione Europea, bisogna fare un passo indietro. Allora, il passo indietro sta nella politica che sta attuando in questo momento l'Unione Europea, che sta paventando di attuare in questo momento l'Unione Europea sullo Stato di diritto. Allora, un giorno a Bruxelles si svegliano e dicono
dobbiamo fare l'elenco di paesi, governi buoni e l'elenco di paesi, governi cattivi. Nell'elenco dei paesi buoni mettiamo chi fa politiche che sono di fatto inclini e amalgamate al pensiero unico europeo, al pensiero unico di Bruxelles e quindi della commissione guidata da la von der Leyen, e nella lista dei paesi cattivi mettiamo chi non è incline al pensiero unico europeo. E beh, e uno dice vabbè, ok, dividete i paesi in buoni e cattivi, se vi piace fare una classifica, se vi piace dire che vi sono dei governi buoni e dei governi cattivi, la comunità economica europea e poi l'Unione Europea non è nata su queste basi, è nata sulla base del rispetto reciproco delle differenze, e quindi se la Grecia ha una certa inclinazione politica, che può essere anche dovuta a fattori economici, geografici, storici, e di contro la Danimarca ha un'altra inclinazione politica, di nuovo dovuta a fattori magari geografici, magari economici, magari storici, in teoria la base del principio, quello che ci hanno insegnato i padri fondatori dell'Unione Europea, sta nel fatto che le differenze devono essere rispettate e quindi anche le politiche dei singoli paesi. Anche perché, guardate, facendo politica, occupandomi di politica europea, di politica internazionale, ho capito che è molto difficile giudicare la politica di un altro paese. Bisogna liberarsi di quelli che sono i concetti, preconcetti riguardanti invece la politica del tuo paese. Comunque, detto questo, un'Europa di serie A, un'Europa di serie B, l'Europa di buoni e l'Europa di cattivi. Peccato che a un certo punto a Bruxelles un'altra mattina si alzano e dicono: sapete che c'è, non basta fare la classifica e dire questi sono buoni, questi sono cattivi, facciamo una cosa, visto che l'Europa dà finanziamenti, diamo solo più i finanziamenti ai paesi buoni e non i finanziamenti ai paesi cattivi. E però peccato che i governi sono retti da delle maggioranze parlamentari, e le maggioranze parlamentari sono elette dai cittadini, e i cittadini hanno votato un certo tipo di programma. Quindi il programma di Orban sull'economia o sull'immigrazione può piacere o non piacere, il programma di Salvini sull'economia o sull'immigrazione può piacere o non piacere, ma se Orban è primo ministro dell'Ungheria e se Salvini fosse eletto primo ministro in Italia, vuol dire che la maggioranza dei cittadini hanno eletto quei governi. E quindi la domanda che si stanno facendo questi governi, queste maggioranze parlamentari e questi cittadini di paesi come Ungheria, come Polonia e come la Slovenia, la domanda che si stanno facendo è: ma noi che siamo governi legittimamente eletti e legittimamente retti da una maggioranza parlamentare, dobbiamo proprio farci giudicare le nostre politiche da Bruxelles? Bruxelles deve per forza dirci se noi facciamo politiche buone o se noi facciamo politiche cattive? E se noi non siamo d'accordo con le politiche di Bruxelles, a questo punto non potremmo mai più se noi non facciamo le politiche che vuole Bruxelles, se noi non facciamo le politiche che vuole l'Unione Europea, di cui noi facciamo parte, non saremo mai più finanziati? E quindi, come dire, le azioni che stanno facendo in questi giorni sono
semplicemente una controreazione provocata da queste azioni e da queste politiche dell'Unione Europea. È chiaro che a ogni azione corrisponde una controreazione. E lo stesso discorso è per la Brexit. E il popolo britannico un giorno si è alzato e ha detto: noi non ci sentiamo più europei, o forse l'Europa con certi comportamenti e certe politiche ha allontanato il popolo britannico dall'Unione Europea. E adesso si va verso il no deal, ovvero il non accordo. Non ci sarà un accordo fra Gran Bretagna e Unione Europea, nonostante la Gran Bretagna sta facendo di tutto per fare un accordo, mentre l'Unione Europea sta cercando di non fare un accordo con la Gran Bretagna. E cosa succederà? Succederà che la Gran Bretagna gli accordi commerciali li farà con gli Stati Uniti e col Canada, e l'Unione Europea dirà: cattiva la Gran Bretagna, sei stata nell'Unione Europea per 50 anni, adesso non vuoi fare gli accordi commerciali con noi. Quindi non puoi allontanare gli stati membri, allontanare i governi legittimamente eletti, allontanare i popoli e poi dopo lamentarti. Il fatto è quello. Perché a sinistra sul tema dello Stato di diritto si stanno strofinando le mani, la sinistra italiana intendo, ma perché a un certo punto, quando e se l'Unione Europea avrà il coraggio di applicare questa scellerata politica dei buoni cattivi e non do soldi ai cattivi, non do i finanziamenti ai cattivi, a un certo punto la sinistra dirà: se Salvini vince le elezioni, Salvini farà delle politiche magari sull'immigrazione tali per cui, o magari sulla politica internazionale tale per cui, verrà messa l'Italia nella lista dei cattivi e quindi l'Italia non riceverà più finanziamenti europei. A quel punto, secondo voi, il popolo italiano come reagirà? Considerato che noi siamo un paese finanziatore netto dell'Unione Europea, ovvero noi come Italia diamo più soldi all'Unione Europea di quelli che riceviamo attraverso contributi e finanziamenti. Secondo voi come reagirà il popolo italiano? E come reagisce il popolo ungherese quando elegge un governo per fare certe politiche che piacciono o non piacciono, e poi da Bruxelles gli dicono: se tu fai quelle politiche io non ti do più i finanziamenti? E l'Ungheria dice: io che cosa ci sto a fare in Europa? E perché io devo votarti delle cose per fare un piacere a te, Bruxelles, quando tu invece con me usi la politica del manganello? Non lamentiamoci se questi paesi cercheranno di avvicinarsi ad altre potenze a livello globale, come ad esempio la Cina e come ad esempio la Russia, che è una potenza regionale. Tutte e due queste potenze interessa avere rapporti con questi paesi. A me non piace l'idea che l'Ungheria o la Polonia o la Slovenia prendano rapporti stretti e stringano patti commerciali con la Repubblica Popolare Cinese. Però è quello che succederà. Quello che succederà se Bruxelles continuerà ad allontanare questi paesi. Purtroppo ad ogni azione corrisponde una reazione. Onorevole, grazie mille per questa analisi e grazie per avermi concesso questa intervista. Spero grazie di intervistarla dal vivo quando finirà tutto. Assolutamente, assolutamente. Se vuole lanciare un appello ai cittadini. Come? Se vuole lanciare un appello ai cittadini in questo momento di difficoltà. Sì, l'appello è di tenere duro, perché le notizie sul vaccino sono buone, a quanto pare, e sono sempre più insistenti.
quindi tenete duro ancora per questi mesi, speriamo per queste settimane, però realisticamente viene da dire ancora per questi mesi. E le regole che vengono dettate sono giuste, quindi l'igiene personale, lavarsi spesso le mani, usare i gel, tenere le distanze e tenere assolutamente le mascherine. Ecco, quello è importantissimo, tenere assolutamente le mascherine. Ovviamente anche chi deve gestire locali, commerciali, lo fa già, però l'appello è di continuare a tenere tutte quelle regole, a far tenere i propri clienti tutte quelle regole di comportamento. Non bisogna abbassare la guardia in questo momento. E naturalmente l'appello a tutti coloro che hanno passato il Covid è quello di andare a donare il plasma. Grazie. Grazie a voi. Noi ci vediamo alla prossima puntata di Rock Politics.